Quanto spendere per il nostro bomber all'asta del Fantacalcio? Sì, ragazzi, ormai tutti noi stiamo facendo le aste, chi più e chi meno in questa metà di agosto, fine agosto, inizio settembre, e dobbiamo capire quanto spendere per il nostro attaccante principale al Fantacalcio. Il nostro Lautaro, per intenderci, o anche il nostro Vlaovic, fate un po' voi. Dunque, prendiamo ad esempio una lega con... 1000 crediti, no modificatore, e andiamo a vedere appunto quanto spendere per il nostro principe del gol. Io vi rimando ovviamente al nostro post, ovviamente su Fantarete, dove appunto abbiamo analizzato questa particolare divisione con questa lega, con questi crediti, eccetera, eccetera. Abbiamo riservato per l'attacco 550 crediti. Quindi veramente tanti per quello che è il reparto più importante al Fantacalcio. Dunque, quanti possiamo spenderne per il nostro bomber principale dipende molto dalla strategia con cui vogliamo comporre l'attacco. E qui vi rimando ovviamente anche ai nostri reel sulla composizione dell'attacco. Dunque, se vogliamo utilizzare quella più estrema, quindi spendere la maggior parte per il nostro bomber e poi comporre tutto il resto con piccole scommesse o comunque attaccanti da pochi crediti, allora possiamo spingerci anche a 460 crediti al massimo. Dobbiamo comunque averne un pochino, almeno un pochino, da parte per gli altri attaccanti. 90 è sicuramente una cifra... Molto bassa, ma come detto se vogliamo usarli per attaccanti di basso profilo anche scommesse ci possono ancora stare, quindi 460. Bene, ma se vogliamo invece comporre un attacco un po' più equilibrato, quindi andare a prendere oltre al bomber anche una, un secondo bomber, magari leggermente sulla carta più debole, ma comunque dai 10-12 gol, magari abbinato anche un terzo attaccante classico di provincia che ci va a fare quegli 8. 10 gol, qua poi ovviamente molto dipende da quanti siete nella vostra lega. Bene, se vogliamo comporre un attacco del genere e non siete in 14 nella vostra lega, quindi c'è spazio di manovra, ecco allora che possiamo anche arrivare a 350. Crediti, almeno 200 dobbiamo lasciarli da parte appunto per prendere l'attaccante di seconda fascia, il terzo e così via, quindi 460 prima strategia, 350 la seconda, diteci come la pensate ma soprattutto vi ricordo di seguire Fantaretti su tutti i nostri social, vi lascio il link in bio per arrivare preparatissimi all'asta del fantacalcio, manca poco.